Roberto Barberini per Tagina. Cosa presentate al Cersaie? Ma qui al Cersaie quest'anno abbiamo presentato un progetto sicuramente importantissimo per noi, che è un progetto di Tagina Outdoor, dove facciamo vedere ai nostri clienti due nuove collezioni da esterno. Una wire ampliata magari in qualche pezzo speciale, collezione che abbiamo già presentato anche in occasione del Salone del Mobile a Milano, e la collezione V-Days nello stand qui a fianco. Quali sono le caratteristiche principali di questi prodotti? Ma noi abbiamo cercato di dare quelle caratteristiche particolari al prodotto per far sì che il nostro cliente finale, architetto, impresa, design o privato che sia, possa avere tutti quei complementi di arredo, tutti quei pezzi speciali e quel tipo di prodotto adatto all'esterno. Sicuramente lo spessore 2 cm, la piastrella compact di Tagina è ormai entrata sul mercato e devo dire che i risultati sono più che interessanti. Ecco, qui vediamo nei nostri stand la possibilità di adattare questo prodotto sia al giardino di casa sia nella terrazza, oppure per spazi ancora diversi che possano essere uno stabilimento balneare o un'abitazione normale. Di conseguenza abbiamo cercato di aprire il concetto compact a 360 gradi, facendo vedere tutti i vari utilizzi e i vari sistemi di posa: pavimento su erba qui, pavimento su sabbia, pavimento su sopraelevato oppure posa tradizionale. E che tipo di risposta avete avuto finora a questa fiera? Ma guardi, io devo dire che ormai siamo al terzo giorno, è il giovedì, e come Tagina siamo estremamente contenti. Nell'arco di questi giorni abbiamo avuto molte visite, devo dire un pochino più da parte straniera, da parte di clienti esteri, e oltre ai nostri abituali clienti c'è stato anche un flusso importante di nuove conoscenze, che sicuramente ci fa ben sperare per quello che è il futuro.